Presidente, in questa fase 2 riprendono i collegamenti da e per le isole del Golfo, ma i controlli sono serrati. Intanto dobbiamo dire che non sono mai smessi i collegamenti, c'erano le limitazioni conseguenti alla fase 1. Per darle un'idea, nella fase 1 la riduzione del traffico è stata pari a circa l'81% nel mese di marzo rispetto al mese di marzo del 2019, perché ovviamente c'erano stringenti, diciamo, limitazioni alle persone che erano autorizzate a poter fare il traffico verso le isole. Ora queste limitazioni, che pure non sono ancora, come lei sa, completamente rimosse, il traffico interregionale ancora non è possibile. Nella fase 2, all'attuale configurazione, è possibile solo il traffico di carattere regionale. C'è un minimo, diciamo così, di volume di traffico che poi misureremo in più, ma come vede i controlli sono sempre attivi e continueranno ovviamente fino a quando non sarà determinata la cessata emergenza. Ricordiamolo, bisogna venire almeno un'ora prima all'imbarco per proprio favorire i controlli e chi ha una temperatura pari o superiore a 37,5 non può partire. Assolutamente, ovviamente questo è il classico controllo che viene effettuato e quindi per evitare che ci siano, diciamo così, code eccessive, diciamo, è evidente che si deve venire un po' prima, in genere si viene sempre un po' prima per imbarcarsi, anche per fare, diciamo così, i biglietti, per avere il titolo di viaggio e quindi all'ingresso dei due terminali, Calata Porta di Massa per i traghetti e per gli aliscafi il Beverello, ovviamente ci sono i due punti di controllo per la misurazione della temperatura. Conferma che in quest'ultimo periodo non si sono riscontrati particolari problemi. No, nessun problema, devo dire proprio, insomma, ecco. I controlli sono sempre stati attivi e non hanno registrato alcun tipo di criticità.